Ok. Video di introduzione. A proposito di quello che osservo guardandomi intorno dove vivo. Perché se non mi sono fatta fare il marchio, non è per dire agli altri te l'avevo detto, oppure per dire agli altri ho ragione. No, sono andata oltre, bisogna andare oltre. Certamente ho compreso l'importanza del mio esistere. Non mi faccio venire un malore improvviso, ma non perché ho paura del malore, ma perché ho delle cose importanti da fare. Guardandomi intorno, ci sono sempre delle cose da fare per il bene di tutti, dalle strisce pedonali a far svuotare i bidoni della immondizia, o osservare i giardini pubblici che erano dedicati ai bambini nel tuo quartiere e scoprire come sono ridotti dopo 2 anni che le istituzioni hanno preso dei provvedimenti in regime di emergenza. Ripeto, le istituzioni hanno preso dei provvedimenti in regime di emergenza, chiudendo i giardini dei bambini. Oggi cos'è? 9 di aprile. Quei giardini sono ancora chiusi e in stato di totale abbandono. Esigere il ripristino. Perché? E uso la parola esigere perché da esigere viene esigenza. Un giardino pubblico per bambini piccoli è un'esigenza del quartiere e siccome potrebbero le istituzioni vedere in futuro questo mio video, voglio ricordare alle istituzioni che le esigenze per la popolazione sono bisogni e se i bisogni non sono soddisfatti, generano lotte, è inevitabile. Ora io ho fatto la segnalazione al Comune di Genova e in questo video in descrizione metterò il link per dare l'opportunità a eventuali altri abitanti di Porzoli, cittadini e cittadine che vogliono unirsi insieme a me per fare pressioni sulle istituzioni. Io mi sono mossa al tempo giusto, c'è la campagna elettorale, ci sono le amministrative, inaugurano finalmente i lavori dall'ex Helsing e non è un caso che accada proprio adesso, in prossimità delle amministrative, d'accordo? Quindi è già fatta. Nella mia mente, mentre vi guardo, io vedo già i bambini su quei giochi. Vedo le nonne che festeggiano i compleanni delle nipotine, vedo le mamme, neomamme con i passeggini e mi riempio di gioia, la gioia, sì, di rivedere quei giardini pieni di bambini, la gioia di tornare a vivere. Quindi, vediamo poi che cosa riesco a fare, se aggiungo a questa introduzione foto, screenshot, insomma, era solo per preparare i miei iscritti a quello che poi vedranno nel video. Vi lascio davvero a tutti con una domanda a cui dovete rispondere voi stessi. E non deve essere una risposta con il verbo devo. No, no, no! Sì, è una risposta con il verbo sento. Allora, ma davvero? Noi non ci siamo fatti marchiare solo per dire agli altri, te l'avevo detto, c'ho ragione io. No, andiamo oltre, siamo davvero importanti, molto più importanti di quello che immaginiamo, talmente importanti che uno si può spaventare. Sì, io un po' mi sono spaventata a vedere bene, bene, bene dentro di me la mia importanza nell'essere, e non nell'apparire, ma nell'essere, nel sentire quello che c'è da fare.
ultimo piccolo cameo. È arrivata anche a mio marito la famosa lettera delle agenzie. Cioè, fate quello che volete, avete scelta anche su quello, fate ciò che sentite. Sentite di dover fare coriandoli, fate coriandoli. Sentite di dover rispondere ricordandogli che qui siamo al penale, signori, perché quella letterina lì è penale. Se non mi sbaglio, violenza privata ed estorsione, credo che sia quello. E per non parlare della procedura, no? Cioè, o me la fai o non me la fai la multa. Io ho deciso di seguire la strada del sento una bella risata dentro di me quando sono triste, prendo quella letterina e rido. Credono di intimidirci, no? Cioè, loro ci provano. Tanto i soldi che spendono e sono i nostri, e sono i soldi nostri che spendono per mandare quelle letterine raccomandate, capite? Andiamo avanti, andiamo oltre. Saluti a tutti, buona vita. La vecchiaia è carogna, no? Ho rivisto il video. Allora, mettiamo per inciso le date, che sennò qua. Oggi è il 9 aprile 2022 e quei giardini sono stati chiusi esattamente 2 anni fa, nel 2020. Tengo, perché se non metti le date poi qua non si sa dove si va a finire, in che eone si va a finire. E l'altra cosa che devo dire è che ho mandato un video anche al presidente del comitato Fegino, perché ovviamente ci allarghiamo, chiediamo aiuto a chi abbiamo già qui, sensibile su questi argomenti, sul benessere di tutti noi. Sì, stamattina sono logorroica, però è importante. Perché mi interessa così tanto fissarmi su quei giardini? Quei giardini sono me dopo 2 anni di provvedimenti delle istituzioni. Quei giardini, la loro condizione è la condizione nostra, interiore, di erbacce, di istruzione. Lo vedrete nelle immagini. E ogni volta che i bambini passano lì davanti, credete che siano felici di vedere quel parco ridotto in quel modo? Pensate che non sentano nulla? E il nostro bambino interiore, credete che non senta nulla? Gli altri siamo noi, quello che c'è intorno siamo noi, siamo sempre noi. Ecco, penso che si veda. Dunque, questa è la segnalazione che ho fatto per il ripristino del parco giochi. La riprendo da tablet così riesco a farla scorrere sul PC. Ora, a me risulta che sia stato assegnato ad operatore municipio 6 manutenzione l'11 marzo 2022. Come vedete, io rispondo il 9 aprile 2022, no? Eccetera. Ecco, il numero nell'eventualità è questo, incarico 38863, ripristino parco. Vedete, segnalaci è la funzione alla quale gentilmente io chiedo ai cittadini di Borzoli che mi vedono in video, perché lo so che ci siete. Ecco, cos'è segnalaci? Vabbè, vi metterò magari il link in descrizione al video. Ci avviciniamo al parco giochi da ristrutturare, che visto da qui, dall'inizio di Via Sordi, si confonde un po'. Uno pensa, ma sarà del ristorante? No, non è del ristorante, andiamo avanti. E uno poi, vedendo lassù quei bei palazzi, dice, ma saranno i giardini privati del palazzo? No, sono giardini pubblici. Ma crediamo davvero che i bambini non vedano? Crediamo davvero? Ma persino la mia bambina interiore diventa triste qua. Qui hanno chiuso tutto 2 anni fa perché era pericolosissimo. Non voglio scendere nei dettagli, però ecco, dopo 2 anni di abbandono,
Tutto questo è un po' come stiamo anche dentro di noi, fondamentalmente. Ora ci vogliono due soldi, veramente. E un po' di buona volontà, una mano sulla coscienza. Ma è possibile che devono pagare i bambini, le nonne, le mamme, le neomamme? Cioè, sì, il piano di resilienza e resistenza. Scusate. Ora, il video sarà poi appunto completato con la circostanziata dimostrazione che la segnalazione che dovevo fare come cittadina l'ho fatta perché, ripeto, sono partita proprio dalla mia bambina interiore, da quello che ho sentito io. E via. Vedete, no, non è proprio del comune, non c'entrano niente i privati. Poi sì, potrà essere degli oggettivi problemi di manutenzione o di sicurezza, ma questo non riguarda noi. Verrà il giorno che potrò registrare i bambini che giocano e ridono, riprenderli no, perché appunto sono bambini. Ma verrà il giorno che tornerà la gioia dentro a questo giardino, eh? Certo. Interdetta per ragioni di sicurezza. Sicurezza di cosa? Che siamo al 9 aprile 2022. Sono 2 anni che è chiuso.